Adesso parliamo del diritto di superficie, quindi quando parliamo di diritto di superficie dobbiamo, diciamo, per comprendere bene il diritto di superficie, ricondurci a quella caratteristica peculiare del diritto di proprietà che abbiamo detto essere l'illimitatezza, diciamo, in senso verticale. Quindi la proprietà è una caratteristica peculiare del diritto romano, quella di essere limitata in senso verticale, cosa che invece la proprietà oggigiorno non assume come caratteristica perché conosciamo anche la proprietà per piani orizzontali. Un esempio ne è appunto chi abita appunto al terzo piano in una casa di sua proprietà, quando magari al secondo piano abita con un altro soggetto che a sua volta è proprietario. Quindi proprietà per piani orizzontali, caratteristiche dal nostro concetto di proprietà, così per come si può essere evoluto rispetto alle nostre esigenze urbanistiche e moderne. Viceversa, all'epoca del diritto romano, la proprietà, abbiamo detto, caratteristica appunto peculiare, solo ed esclusiva della proprietà nel diritto romano, eventualmente qualche altro diritto comunque dell'epoca, quale potrebbe essere l'attico, che ne so, era quella di essere limitata in senso verticale, perciò tutto ciò che sta sotto il fondo e sopra il fondo apparteneva comunque al proprietario del fondo. Quindi questo cosa Che cosa evidenziava? Evidenziava il fatto che se si voleva costruire diciamo, un palazzo, un edificio, in qualche modo variamente complesso, comunque bisognava o essere proprietario del fondo, oppure riferirsi appunto all'istituto del diritto di superficie. Perché? Perché già diciamo, l'istituto nasce già in precedenza, quando i magistrati iniziarono ad accordare concessioni a privati cittadini per costruire, ad esempio, delle botteghe sul suolo pubblico. Questo per garantire anche, magari, diciamo, l'erogazione di servizi particolari e specifici, che però, diciamo, il cui reddito andava direttamente, i cui utili, comunque, rispetto all'attività, diciamo, erano attribuite chiaramente al privato cittadino, se non che costruiva la bottega, se non che pagava chiaramente la concessione, no? E quindi sostanzialmente è una sorta di canone che potrebbe essere paragonato all'enfiteusi, no, perché chiaramente le conseguenze sono diverse. Ad esempio, sul piano dell'estinzione, l'enfiteusi, se non si pagava il canone, dopo 3 anni si estingueva, no? Già da Giustiniano. Viceversa, il pagamento ad esempio, della concessione o del canone, nel caso di superficie, era funzionale, diciamo, un rapporto obbligatorio che giustificava la costituzione del diritto di superficie, però già all'epoca di Giustiniano il diritto di superficie era a tutti gli effetti un diritto reale di godimento sulla cosa altrui, quindi la cosa altrui era al fondo, la superficie, diciamo, il diritto di godimento si aveva nella possibilità di sfruttare, appunto, secondo le convenzioni tra le parti, un determinato pezzetto di fondo per costruirci sopra qualche cosa, quale appunto una bottega, un edificio o quello che era. E questo, però, rispetto alle origini dell'istituto stesso, diciamo, ci fa capire come inizialmente il rapporto era nato pertanto nell'ambito di convenzioni tra privati, quindi nell'ambito di un rapporto comunque basato appunto su un rapporto, diciamo, relativo, diciamo, che poteva essere, diciamo, su accordi tra privati, quindi un rapporto personale tra le parti. Pur magari essendo legato direttamente all'esistenza appunto della cosa che era al fondo, però viceversa poi ha subito un'evoluzione e in ogni caso non si è mai completamente, diciamo, subito un'evoluzione per cui poi si sono trovati a coesistere sia, diciamo, la dimensione di diritto reale che il fatto che fosse basato comunque su accordi tra proprietario del fondo e il cosiddetto superficiario, che era appunto titolare del diritto di superficie. E nell'epoca di Giustiniano era già considerato superficie, però essenzialmente un diritto reale di godimento sulla cosa altrui, se non che era comunque basato anche, sempre, non prescindeva mai comunque dal fatto che sussistevano anche rapporti di tipo personale che andavano a giustificare quel diritto, ma però già all'epoca di Giustiniano ne erano completamente distaccati da quel diritto, per cui al contrario di quanto avveniva con l'enfiteusi, dove appunto il canone era, diciamo, una parte, diciamo, una caratteristica del diritto di enfiteusi stesso, il fatto di pagare il canone e dunque anche il fatto che la stessa enfiteusi potesse estinguersi per
per il mancato pagamento dello stesso protratto per un determinato periodo di tempo, che fossero 3 anni o eventualmente quello che si conveniva, nel caso della superficie questo non si verificava, perché appunto era essenzialmente considerato un diritto reale di convenienza su cosa altrui, a prescindere dal fatto che fosse nato sulla base della giustificazione e del rapporto, così come si era concretizzato a livello personale tra le parti, cioè sul piano appunto del rapporto in persona che poteva sussistere tra le parti, anche rispetto al pagamento appunto della concessione o eventualmente di un canone, come nel caso appunto del periodo di Giustiniano, che assume la denominazione di solarium. Quindi abbiamo detto che è nato sulla base delle concessioni che i magistrati concedevano a chi voleva costruire botteghe sul suolo pubblico, si è poi però evoluto anche in un istituto che nasceva, appunto, al quale si riferivano proprio i privati, i proprietari privati che magari concedevano, diciamo, si era pertanto poi diffusa la cosa anche tra i privati, che proprietari, ad esempio, di un terreno, di un fondo, concedevano ad altri privati di costruirvi sopra degli edifici. E pertanto, però, tutto ciò sempre per garantire, diciamo, la massima. E via via, questa è sempre stata acquistata, appunto, si è perfezionata ancora più la massima autonomia proprio nell'esercizio, nel godimento del palazzo da parte dei superficiali. Quindi, nonostante appunto diritto che gravava sul fondo, si poteva appunto abitare un palazzo su un fondo appunto che non era di propria proprietà, mediante diritto di superficie, abitarlo con, diciamo, la massima libertà di godimento, e decisionale, anche proprio quella tipica, assimilabile quasi a un diritto di proprietà, dove appunto c'era diritto limitato di uso e abuso, insomma, sul proprio bene, tanto più che, pur non essendo in realtà, cioè non potendo considerarsi una proprietà, perché nei fatti la stessa si riconduceva sempre a diritto di proprietà del proprietario del fondo, nei fatti era come se lo fosse, tanto più che, diciamo, non pagare il canone non significava estinguere il diritto di superficie. In pratica, a un certo momento, diciamo, erano due cose separate: la convenzione tra le parti su, diciamo, le modalità, sull'eventuale reddito che dal diritto di superficie doveva derivare al proprietario, e il diritto di superficie stesso. Tanto più, appunto, non si pagava il canone, il diritto di superficie rimaneva comunque entro i termini stabiliti, mentre invece se il proprietario del fondo avesse voluto, diciamo, tenere soddisfazione rispetto appunto al solarium, alla concessione o al pagamento del canone convenuto, in pratica avrebbe dovuto comunque esperire un actio, diciamo, in personam per ottenere, diciamo, la restituzione o il risarcimento appunto sulla mancata corresponsione del canone, ma indipendentemente dal fatto che dal diritto di superficie, quindi indipendentemente dal fatto che eventuale condanna, condannazio o assoluzione potesse appunto turbare l'esercizio del superficiale, perché non sarebbe avvenuto in ogni caso, anche se condannato appunto a risarcire il proprietario del fondo. Cioè, quello avveniva sulla base del parallelismo, del rapporto comunque obbligatorio e del vincolo obbligatorio che sorgeva rispetto alle convenzioni che avevano giustificato la costituzione del diritto di superficie, però indipendentemente dal diritto di superficie stesso. Questo si voleva dire. E per concludere, c'era forse un'altra cosa da dire, che volendo potremmo anche omettere, ma che comunque mi ricordo adesso se era importante, no? Funziona, ad esempio, interdetto di superficiebus. Vabbè, comunque sono cose. Insomma, comunque questo si è basato sul rapporto collaborativo, insomma, tra proprietario e superficiario. Sì, che aveva anche addirittura, ecco, questo non mi viene capito dire, appunto, rispetto al fatto che il diritto di superficie era quasi assimilabile a una sorta di diritto di proprietà, il diritto appunto di abuso arrivava fino, diciamo, alla discrezionalità per il superficiario di appunto costruirlo, cioè modificare ulteriormente l'edificio,
o addirittura appunto demolirlo, farne quello che voleva. Ecco, questo forse devo dire. E quindi adesso invece passiamo a trattare la parte dedicata ai diritti reali invece di garanzie, quindi pegno e ipoteca.